Ragazzi, benvenuti e bentornati su Final Fantasy IV The After Years. Nello scorso episodio abbiamo concluso la storia di Yang, il maestro di Fabul. Abbiamo conosciuto Yang, abbiamo conosciuto sua figlia Ursula, la principessa di Fabul. E abbiamo scoperto una cosa, ovvero che Kane sta prendendo tutti i cristalli. E che non è soggiogato dal male, ma sta agendo consapevolmente. Però perché? Questo ancora non c'è dato saperlo. Ma ora, cominciamo la storia di Edge. Viviamo il punto di vista di Edge in tutte queste vicende, che sembra essere per ora molto misterioso, perché non l'abbiamo incontrato mai, Edge. Quindi, a differenza magari di Porom, di Rydia o di Edward, soprattutto con Yang, direi di andare subito. Bellissimo il disegno. Edge è diventato re di Eblan, realizzando il desiderio espresso dai suoi genitori in punto di morte. Il suo regno è nuovamente prospero, ma la torre di Babel ha ricominciato a brillare sinistra. Per indagare su questo oscuro presagio, Edge invia 4 dei suoi ninja più fedeli in una serie di missioni segrete attraverso il mondo intero. Anche qui si inizia con una battaglia. Proprio come mi aspettavo, maestro. Anche unendo le forze, noi 4 siamo impotenti di fronte al tuo attacco. Ti siamo ancora inferiori in tutto. La tua fama come maestro del nostro clan è più che meritata. Smettetela di adularmi così. Purtroppo sono tutt'altro che in forma. Ho sentito molto parlare delle tue imprese passate. Non ti starei trattenendo per paura di farci del male. Tieni a freno alla lingua, Tsukinoa. Non preoccuparti, preferisco che siate onesti e mi diciate quello che pensate. Sei tollerante come sempre, maestra. Sacrificare così il tuo tempo per addestrare tutti noi. Io, Zangetsu, non potrei aspirare a un onore maggiore. È solo perché mi ci avete praticamente costretto. Non possiamo lasciare che le tradizionali arti ninja di Eblan vadano perdute, maestro. E non pensate che forse il mondo starebbe meglio senza queste armi assassine che voi chiamate arti? Ma le tue arti possono fare molto di più che portare la morte, maestro. Finché non raggiungeremo il nostro pieno potenziale, dovremo continuare ad allenarci, spingendoci al limite delle possibilità umane. Non capirei se ce ne fosse bisogno, ma viviamo in un'era di pace. Allora perché esercitarvi tanto? Non sarebbe meglio divertirvi? Specie per una ragazza della tua età, aggiungerei. Ah, il nostro saggio maestro comprende perfino l'animo delle donne. Cosa c'è, Tsukinoa?
Ma che... Quella luna spaventosa è tornata. Ah, che significato ha tutto questo? Calma, non ti agitare. Come faccio a calmarmi in un momento simile? Se non ti calmi ti verrà un infarto. E poi chi mi tormenterà? Sono giovane altezza. Visto? Sai che odio quando mi chiami così. Non saprei chiamarti in altro modo, giovane altezza. Proprio ora che Eblan si era finalmente ripresa, che l'orribile luna torna a farsi vedere. Temo che questo non sia l'unico spettro del passato che rivedremo. Basta così. Sono giovane altezza. Siniscalco. Cosa penserebbero i nostri soldati concittadini se ti vedessero così? Chiedo scusa, milord. Mi inchino alla tua saggezza. Sei davvero figlio dei nostri compianti sovrani. Bene, prenditi cura del castello per me. Giovane altezza, dove siete diretto? Ho degli affari da sbrigare. In un momento del genere? Esatto. Perciò occupati del castello per me, va bene? Ti prego, non fare nulla di avventato, giovane altezza. Smettila di preoccuparti, non fa bene al tuo cuore né alle mie orecchie. Hai già degli affari da sbrigare, non so quali siano. Questa è la prima volta che visitiamo Eblan, il suo castello, dato che in Final Fantasy IV era stato distrutto da Rubicante. Edge è rimasto il solito piacione e giovincello, un po' così, un po' immaturo in alcune cose, ma... Allora, intanto vediamo se possiamo comprare qualcosa di interessante, ma... C'è il boomerang di metallo che... Però non possiamo comprarlo perché abbiamo 300 kill. Vorrei comprare uno shuriken, ma cioè ne potremmo comprare soltanto uno, quindi non ha molto senso. Per quanto riguarda le armature... Ok. Maestà, sei così simile a tuo padre, che a malapena vi distingo. Si può salvare. Che succede? Sorpreso? No. Oh, in questo gioco non si possono aprire i bauli dei commercianti. Incredibile. Ah, intanto salviamo. E a questo punto usciamo dal castello. Ora non so se questi affari li deve sbrigare a Baron. Compaiono mosse davvero orribili nella caverna di Eblan quando la luna non brilla in cielo. Se vuoi esplorare la caverna durante il novilunio, dovrai prepararti al peggio. Quella Izayoi ha respinto ogni mia proposta. Che il suo cuore appartenga già a un altro? Quando pensi che il messaggio si troverà una regina? Ah, maestà, io... Perdona la mia impudenza. Quando smetteranno di frenzonarlo, forse si troverà una regina. Però
Però io continuo a shipparlo con Ridia, mi dispiace. Non mi ricordo che dovevo dire. Vabbè, usciamo. Dove stai andando? Gekko. Se c'è qualcosa da fare, lascia che ce ne occupiamo noi. Di cosa state parlando? Vuoi indagare sul ritorno della seconda luna da solo, dico bene? Quella luna ha già portato grande agitazione, Eblan. Puoi contare su di noi per andare in ava scoperta. Ma di che parlate? Non sto facendo nulla del genere. Maestro, il Siniscalco ha ragione. Ti accolli sempre tutte le responsabilità. Per favore, maestro, condividi quel fardello con noi quattro. Devo ancora decidere se siete pronti per una missione del genere. Allora usa questa missione per metterci alla prova. Inoltre, il regno ha bisogno di te in questo momento. Ho già chiesto al Siniscalco e agli altri di prendersi cura dei miei affari. Non passerà molto prima che quella torre si riattivi, mio signore. Quella torre. E va bene, avete vinto. Sapevo che avresti capito, maestro. Agli ordini, signore. Mettiamo prima in chiaro una cosa. E quale sarebbe? Non gettate invano le vostre vite. Sono troppo preziose per essere sprecate. Sì, maestro. Con quale personaggio vuoi giocare? Possiamo scegliere... Figa questa cosa. Zangetsu mi ispira perché ha il potere... Non mi ricordo quale. Zangetsu. Cosa cambierà poi da personaggio a personaggio? La missione di Zangetsu. Un altro giorno calmo e pacifico, uomini. Vorrei che fosse sempre così. Non avremmo mai conquistato questa pace senza il duro lavoro di ciascuno di voi. Certo, abbiamo perso molti bravi uomini nella logorante guerra dei cristalli. Ma abbiamo avanzato con passo sicuro, ci siamo gettati il dolore alle spalle e... Eccolo che ricomincia. Quando parte così non la finisce più. Ad ogni modo, mi congratulo con ciascuno di voi per un'altra giornata di ottimo lavoro. Ora non resta che riposare in attesa di domani. Cercate solo di non esagerare questa sera. Tutto bene? Quel salto non era un granché. Certo, tutto bene. Tali-o! Cosa? Certo, tutto bene, Lalio. Il valore di un nano si vede dall'altezza a cui salta.
Abbi cura delle tue gambe, sono importanti. Bene, il nostro lavoro è finito. Ora andiamo a rilassarci alla taverna. La taverna è di sopra, sulla destra. È in fondo al corridoio tra il negozio di armi e il negozio di protezioni. Ah, ecco, siamo sotto copertura. Bene, il nostro lavoro è finito. Ora andiamo a rilassarci alla taverna. La taverna è di sopra, sulla destra. Ok. Penso che la storia di Edge sia giocare tutte e quattro le missioni dei personaggi di ninja. In alto sulla destra. Qui. No. Già mi sono perso. Forse di qua. E allora è dall'altra parte. Eccoci qui. È questa? Gli oggetti di nani sono incantati. Beh, no, questa non è una taverna. Non si esce dal castello, è troppo tardi per oggi. Io non mi sono perso, ragazzi. Cioè, credo sia quella. Tra il negozio di armi e il negozio di protezioni. È in fondo al corridoio tra il negozio di armi e il negozio di protezioni. Ah, ok. Giusto. Taverna la Liu. Questa non l'abbiamo mai visitata. Per rinfrescarsi le idee dopo una lunga nottata, non c'è niente di meglio che salire sul tetto. Che c'è? Ha voglia di farti due risate? Allora perché non andiamo a trovare le guardie? Scommetto che aspettano solo un po' di Lalio. Bevo qualsiasi cosa, roba da femminuccio o roba forte, per me è lo stesso. Meglio questo che lavorare, Lali... Questo posto è un fermento. È iniziato l'happy hour, sai? Bene. Quindi... Cosa devo fare adesso? Bere da soli non è poi così male ogni tanto. Forse il nostro piano non è andare lì, ma è andare nella sala del trono. Loro chi sono? Luca, fai quello che vuoi, ma non toccare queste bambole. Provaci solo e la pagherai. Ehi, che ti avevo detto delle bambole? Non devi toccarle. Fate a pezzi i carri d'assalto. Sta dormendo. Sei qui per pregare il cristallo, vero? È bello vedere un nano di sani principi. La sicurezza non è proprio il vostro forte, eh? Fate entrare chiunque qui. Vabbè che sono travestito da nano, però... Il cristallo oscuro. Qui si direbbe tutto normale. Bene. Ora che abbiamo controllato che il cristallo oscuro è al sicuro... Possiamo andare alla taverna? Oppure dobbiamo uscire? Però non ci faranno uscire perché è troppo tardi. Penso dobbiamo andare alla taverna, sì.
iniziato l'happy hour, ma io cosa devo fare? Forse devo andare dalle guardie. O andare sul tetto. Questa è la stanza del tesoro, vietato l'accesso. Pozione. Ok, proviamo a salire da un'altra parte. Sei un nano bizzarro, sai, vieni da qualche villaggio sperduto? Più o meno. La torre di Babel. Dobbiamo informare subito il re. Ah, finalmente, si comincia. Ehi tu, va a fare il rapporto, subito. Mi spiace, ma il mio lavoro qui è terminato. Eh? Oh, che salto! Ah, la mia schiena era più alto di quanto credessi. La torre si è illuminata. Devo tornare subito a Eblan e informare il maestro. Una volta attraversato le miniere, il supramondo non è lontano. Perfetto. Madonna mia! Non si vede tutti i giorni qualcuno che viene da sopra. Da quella parte si torna in superficie. Ma occhio ai demoni. Sì, mi serve qualcosa. Ma io non ho soldi tanto. Cioè, compriamo qualche pozione. Una coda di fenice per sicurezza. Vabbè. Cosa la uso a fare la coda di fenice? Che se muoio io, cioè, è finita. Quindi la risalviamo e continuiamo, ragazzi. Torniamo ad Eblan ad avvisare Edge del fatto che la torre di Babel si sia illuminata. Pozione. Proviamo, vediamo se... Perfetto, ha funzionato. Non guadagniamo nulla di esperienza in questa zona. Ira di Zeus. Ecco, stavo dicendo che lui mi piace perché c'è il potere elettrico. Allora, io vorrei esplorarla tutta questa... questi sotterranei per gli oggetti. Bacio di Pulsella. E subito un nemico, naturalmente. E appunto, ragazzi, io vi taglierò, insomma, le battaglie che saranno quelle, le battaglie più monotone, insomma, perché... Aquilone umano? Questa devo capire cosa voglia dire, però. Aquilone umano. Ah, è tipo il salto di Kane, tipo. A posto.
e si prosegue la nostra esplorazione. Panacea. E ovviamente dei nemici appena davanti il baule. Stanno facendo male questi. E siamo arrivati a livello 10. Allora, è il caso di usare una pozione perché... Padiglione. Vediamo qui in fondo cosa c'è. Parte i soliti nemici. Giavellotto. Può essere un'arma utile per noi? Codaci, giavellotto, assolutamente. Ok. Qui non c'è nulla. Si ritorna indietro e si continua. Che non ho visto Goblin. Insegna l'invocazione dei Goblin. Cioè? Divisa da Shinobi. Questa immagino proprio che ci verrà molto comodo. E siamo pure saliti di livello. Qui giù cosa ci sarà? Come potete vedere, l'esplorazione ci sta ripagando con armature e armi. Quindi è importante, e anche oggetti, è importante esplorare. Pozione. Ora andiamo qui sotto e esploriamo questa zona. Gran pozione. E nemico, naturalmente. Sì, ottimo. Gli togliamo proprio tanto. Tolgo uno. Qui non ho... Cioè, ho esaurito i punti magia non del tutto, ma quasi. Quindi non è che posso lanciare troppe abilità ninja. Penso me ne sia rimasta una e basta. Cioè abbia punti magia sufficienti per lanciarne un'altra e poi basta. Ecco, appunto. Etere, il gioco viene in nostro soccorso. E mo andiamo su. Altro etere, che sicuramente ci farà comodo.
Siamo quasi... quasi arrivati, ragazzi. Tridente, addirittura. C'ha più attacco ma meno mira. Ci interessa. E di nuovo nemici. Bella mira che avete. Ah, faccio danno elettrico col tridente. Bellissimo. Allora è l'arma per noi. Ok, come possiamo vedere, ragazzi, manca veramente poco. Cioè, no, in realtà siamo arrivati alla fine del dungeon, però dobbiamo ancora finirlo di esplorare per bene. Se questi dannati nemici non spuntassero dietro ogni angolo... Ok, allora, prima di riposarci... andiamo qui ad esplorare l'ultima zona. Fascia Hachimaki. Perfetto. Mo siamo pronti a tutto. Spero. Incontreremo qualcuno? Fortunatamente no. Ripestiamo vita e mana. Così non dobbiamo neanche usare il padiglione. Si salva. E si esce. Cioè, spero sia l'uscita questa. Ah, non tornerò a casa tanto facilmente, me l'aspettavo. Chi è questo simpatico... tizio? Ok, è debole all'elettricità, quindi... perfetto. Il mostro era molto più forte di qualunque creatura abbia incontrato qui. Non c'è tempo da perdere. Maestro, sto arrivando. Ah, vedi, il gioco ci fa giocare tutti quanti i personaggi. E fino a poi, finché poi non si incontrano, immagino tutti ad Eblan e poi andranno alla Torre di Babel, penso. Quindi, perfetto, facciamo un personaggio a puntata, forse. Anzi no, in questa puntata abbiamo fatto un personaggio solo perché comunque abbiamo iniziato, c'era tutta la narrazione. Nel prossimo episodio ne facciamo due di personaggi, penso. Poi vediamo. E andiamo con Isayoi stavolta. Siete pronte per l'addestramento di oggi, ragazze? Da generazioni, Troia è governata da un gruppo di 8 sacerdotesse al servizio del cristallo. Ma una di loro è stata colpita da una grave malattia. Perciò dobbiamo agire subito e scegliere una nuova sacerdotessa. Tenetelo a mente durante il vostro addestramento. Oggi lavoreremo sulla resistenza spirituale. Vi purificherete usando l'acqua fredda, in modo da concentrarvi completamente sulle vostre energie interiori. Quando sarete pronte, radunatevi presso lo stagno davanti alla locanda del villaggio. Ehi, avete sentito? Pare che stia per scoppiare una guerra. L'ho sentito dire anch'io. Dicono che Baron abbia di nuovo schierato la sua flotta di aeronavi.
Mamma dice che tutto sta andando proprio come prima dell'ultima guerra. E non è tutto. Ho saputo che Leonora presto affronterà l'esame finale. A proposito, ricordi quando si diceva che prima avrebbe dovuto imparare la magia nera? La magia nera? Proprio così. Beh, pare che abbiano chiamato una maga da Missidia apposta per istruirla. Non saprei. Pare proprio che presto scoppierà una guerra, vero? Ragazze, che state facendo? Presto, tutta raccolta allo stagno. Sì, signora. Ormai sono qui da un pezzo. Ma cosa starà mai succedendo a Baron? Sei l'ultima. Mi spiace. Bene, ora purificate il corpo nello stagno e allenate lo spirito. Signora? A cosa dovremmo pensare mentre facciamo questa cosa? Dovete affinare cuore e anima e concentrarvi. Non pensate a nient'altro, siete tutt'uno con l'acqua che vi circonda. Sì, signora. Nessuno esce da qui finché non avete raggiunto la massima concentrazione. Ora potete iniziare. Non ce la faccio più, ho troppo freddo. Come credi di poter diventare sacerdotessa se non riesci a superare nemmeno un misero esercizio d'addestramento? È una ragazza molto delicata, signora. Sta diventando cianotica. Signora, la lasci riposare. Molto bene, per oggi è tutto. Perché la città di Troia ha tanto bisogno di una nuova sacerdotessa? Sono arrivata a costruire un'intera torre solamente per l'addestramento. Quindi a Troia stanno cercando una nuova sacerdotessa. Perché? Stai bene? Allora, dove si può salvare esattamente? Possiamo uscire dalla città per salvare? Yes. Ah, noi salviamo, ragazzi, e continuiamo nel prossimo episodio. Tra l'altro hanno parlato di una maga chiamata da Missidia, che sia Porom. Lo vedremo. O magari no, non credo sia Lidia. Lidia non... Aspetta, Missidia? Oddio, non mi ricordo più. No, ecco, Lidia era di Mist, non era di Missidia. Sì, che sia Porom, lo scopriremo poi, penso. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Final Fantasy IV The After Years. Ciao a tutti, ragazzi!